Ciao amici di Top The Top, bentornati sul canale per il nuovo video di questa settimana. Questa nuova classifica parlerà dei 10 grattacieli più alti del mondo del 2023. Oggigiorno, i grattacieli costituiscono una vera e propria attrattiva per i turisti delle principali città del mondo. Sono diventati ormai delle vere e proprie microcittà sviluppate in verticale. Alcuni arrivano ad ospitare 100.000 persone. Ma non rimanete sbalorditi da queste cifre, perché ci sono già grattacieli in costruzione che superano il chilometro di altezza, e fra qualche tempo bisognerà aggiornare questa classifica. Sperando che il video sia di vostro gradimento, vi auguriamo buona visione. E non dimenticate di fare l'iscrizione al canale, e mettere mi piace. In decima posizione. Cominciamo questa nuova classifica con il China Zun, chiamato anche Chitik Tower. È un grattacielo situato nel Central Business District di Pechino. Con i suoi 528 metri è il decimo grattacielo più alto del mondo, sviluppato dal gruppo Chitik. I lavori di costruzione cominciarono a settembre 2011 e furono completati il 28 dicembre 2018. L'inaugurazione fu a novembre 2019. Nell'edificio sono presenti 108 piani, più 8 piani interrati, dentro si trovano 101 ascensori, e copre un'area calpestabile di 427.000 metri quadrati, con un costo totale di 3,8 miliardi di dollari. Il soprannome China Zun deriva dallo Zun, un antico vaso da vino cinese, che ha ispirato il progetto dell'edificio. Si tratta di un edificio a uso misto, composto da piani di uffici, appartamenti di lusso, centri commerciali e hotel. I piani superiori ospitano un ponte di osservazione. Con un giardino pensile all'ultimo piano a 524 metri. Nell'aprile 2018, il quotidiano di Hong Kong Mingpao ha riferito che gli ultimi tre piani del China Zun, i livelli 106 a 107 e un osservatorio al livello 108, sarebbero stati espropriati dall'apparato di sicurezza nazionale. In nona posizione. Il Guangzhou CTF Finance Center è un grattacielo di Guangzhou, in Cina. Conosciuto anche come East Tower. Con i suoi 530 metri è il nono grattacielo più alto del mondo, di proprietà della Chow Tai Fook Enterprises. La costruzione, cominciata nel settembre 2009, si concluse nell'agosto 2015. E l'edificio venne inaugurato nell'ottobre 2016. L'intera costruzione dell'edificio è costata più di 1 miliardo e 300 milioni di dollari. Nell'edificio sono presenti 111 piani più 5 piani interrati, dentro si trovano 95 ascensori, due dei quali sono tra i più veloci al mondo con una velocità di circa 70 km. Dislocati nei vari piani ci sono alberghi, centri commerciali, palestre ed altre attività. La sua area calpestabile è di 507.000 metri quadrati. I 16 piani più alti dell'edificio sono occupati dall'hotel, che comprende due sale riunioni, una sala da ballo, una piscina interna e bar e ristoranti, uno dei quali presenta una terrazza panoramica al 107° piano. In ottava posizione. Il Tianjin Finance Center è un grattacielo situato a Tianjin, in Cina. Con i suoi 531 metri è l'ottavo grattacielo più grande del mondo. La costruzione è iniziata nel 2013 ed è stata completata nel 2019. È di proprietà della China Costruzione Ottava Divisione di Ingegneria. Nell'edificio sono presenti 97 piani più 4 piani interrati. Ci sono tantissimi ascensori. Sono addirittura 267. Il costo totale è stato di 1,2 miliardi di dollari. Il centro finanziario CTF di Tianjin copre un'area di 28.000 metri quadrati, con un'area di costruzione di circa 390.000 metri quadrati.
La forma aerodinamica dell'edificio è stata progettata per ridurre notevolmente la forza del vento. La sua forma crea una trama scintillante sulla superficie. L'involucro di vetro che lo ricopre nasconde 8 colonne inchinate che si trovano dietro le curve primarie del prospetto e aumentano la rigidità della struttura in risposta alle preoccupazioni sismiche. Nell'effetto del design, durante il giorno, l'edificio rifrangerà la luce del sole per mostrare vari colori, e di notte la sommità della torre inclinata si illuminerà come un diamante. In settima posizione. Il One World Trade Center, colloquialmente Freedom Tower, Torre della Libertà, con i suoi 541 metri è il più alto degli Stati Uniti ed il settimo nel mondo. La costruzione del grattacielo è iniziata ufficialmente il 27 aprile 2006, con la posa della prima pietra, e si è conclusa il 30 giugno 2013, con la collocazione dell'antenna alta 100 metri. Prese il posto delle Torri Gemelle, distrutte nell'attentato dell'11 settembre 2001. È di proprietà della Port Authority of New York e New Jersey, che è una joint venture tra gli stati di New York e New Jersey, per la gestione di gran parte delle infrastrutture regionali dei trasporti situate nell'area dei due stati. Nell'edificio sono presenti 94 piani più 5 sotterranei. All'interno ci sono 73 ascensori e possiede un'area calpestabile di 325.000 metri quadrati. Il costo stimato è di 3 miliardi e 900 milioni di dollari. Attorno alla Freedom Tower sorgono anche altri edifici, di cui uno residenziale. Poco distante è ubicato anche il National September 11 Memorial Museum, con una collezione di foto, cimeli e reperti storici riguardo agli attentati dell'11 settembre 2001. In sesta posizione. La Lotte World Tower è un grattacielo situato a Seoul, capitale della Corea del Sud. Con i suoi 585 metri è il più alto di Seoul e dell'intera Corea del Sud, è il sesto più alto del mondo. La sua costruzione è partita nel 2011, per terminare 5 anni dopo nel 2016. Il grattacielo è stato successivamente inaugurato il 3 aprile 2017. È di proprietà della Lotte Corporation, che è una società conglomerata multinazionale sudcoreana. La forma e la curvatura dell'edificio prende ispirazione dalle eleganti forme delle ceramiche e dei pennelli calligrafici coreani. Ha 123 piani, e possiede solo 6 ascensori, ha un osservatorio a 555 metri di altezza, con un'area calpestabile di 305.000 metri quadrati. È stato stimato che per la realizzazione della torre è stato speso intorno a 2,5 miliardi di dollari. Il ritorno economico si presume sia la creazione di 10.000 posti di lavoro a tempo pieno e un ritorno economico di circa 30 miliardi di euro. La struttura è un centro polifunzionale che ospita diverse attività di diversi settori, da uffici ad hotel di lusso. Resiste a terremoti fino a una magnitudo di 9 della scala Richter. In quinta posizione. Il quinto grattacielo più alto del mondo è il Ping An Finance Center, situato a Shenzhen, nella provincia di Guangdong, in Cina. Alto 599 metri. La torre fu commissionata dalla Ping An Insurance e progettata dallo studio di architettura statunitense Com Pedersen Fox. La costruzione cominciò nel 2010 e terminò nel 2017. Sono presenti 115 piani, più 5 sotterranei, con 80 ascensori e un'area calpestabile di 460.000 metri quadri. Il costo totale è stato di 678 milioni di dollari. L'edificio contiene uffici, hotel, spazi commerciali, un centro congressi e un centro commerciale di fascia alta. L'osservatorio Free Sky si trova al 116° piano a 541 metri di altezza.
L'edificio è stato oggetto di frequenti tentativi di rooftoping, che si riferisce all'ascesa non protetta da tetti, gru, antenne, ciminiere eccetera. La maggior parte delle volte illegalmente. I rooftoper di solito scattano foto, video e fotografie panoramiche durante le loro imprese. In quarta posizione. L'Albaita Bright Towers, noto anche come Mecca Royal Hotel o Clock Tower, è un complesso edilizio sito alla Mecca, in Arabia Saudita. Il complesso detiene diversi record mondiali, quali l'albergo più alto del mondo, la torre più alta con orologio e il più grande orologio da facciata esistente. Ad oggi, è il quarto edificio più alto del mondo, con i suoi 640 metri. È di proprietà della Saudi Bin Laden Group e dello Stato dell'Arabia Saudita. Sono presenti 120 piani, con 96 ascensori e un'area calpestabile di 1.576.000 metri quadrati. La costruzione cominciò nel 2004 e terminò nel 2012. Con un costo complessivo stimato in circa 15 miliardi di dollari. Dotato di due eliporti, un grande centro commerciale e un ampio garage, in grado di accogliere circa 1000 automobili, si stima che il complesso sia in grado di offrire alloggio sino a 100.000 persone. Il complesso dista pochi metri dalla Masjid al-Haram, la più grande moschea al mondo, e dalla Kaaba, il luogo più sacro dell'Islam. In terza posizione. Ed eccoci arrivati sul terzo scalino del podio. La Shanghai Tower, con i suoi 630 metri, è il grattacielo più alto della Cina, più precisamente a Luzhaizui, Pudong. Di proprietà della Shanghai Tower Construction and Development. La costruzione cominciò il 29 novembre 2008 e terminò il 18 febbraio 2015. Sono presenti 128 piani e 106 ascensori che sono i più veloci del mondo con una velocità massima di 20,5 metri al secondo, 74 km orari. Copre un'area calpestabile di 380.000 metri quadrati. Il costo complessivo è stato di 2,2 miliardi di dollari ed accoglie circa 16.000 persone al giorno. All'interno ci sono 9 zone che dispongono di spazi appositi per i visitatori. Ognuna di queste 9 aree è costituita da un proprio atrio arredato da giardini, caffè, ristoranti e spazi commerciali, regalando una vista a 360 gradi della città. Sulla parte superiore della torre sono situate 270 turbine eoliche ad asse verticale che generano fino a 350.000 kW per anno di energia elettrica. In seconda posizione. Il secondo grattacielo più alto del mondo è il Merdeka 118, con i suoi 679 metri. Si trova in Malesia a Kuala Lumpur. Di proprietà dalla società di ingegneria Arup, che fu la stessa a progettarlo. La costruzione cominciò nel 2014 e terminò nel 2022. L'edificio è di 118 piani più 5 interrati, ci sono 87 ascensori e copre un'area di 292.000 metri quadrati. Il costo totale è stato di 2 miliardi e mezzo di dollari. Il Merdeka 118 ha tolto il primato alle Petronas Towers come grattacielo più alto della città e quello più alto della Malesia. All'interno si possono trovare parchi, hotel, centri commerciali e palestre, possiede un parcheggio da 8.500 posti auto, che occupa i 5 piani interrati. Sorge accanto lo stadio Merdeka e lo stadio Negara. Due punti di riferimento a livello nazionale. Fin da quando è stato presentato nel 2010, il progetto è stato ritenuto troppo costoso da molti malesi che ritenevano che i 2,5 miliardi spesi sarebbero potuti essere usati per cause umanitarie. L'ex primo ministro Najib Tun Razak ha affermato però che il progetto non era uno spreco,
e che porterà maggiori benefici generando opportunità economiche. In prima posizione. Ed eccoci finalmente alla prima posizione, il Burj Khalifa di Dubai, con i suoi 829 metri, è il grattacielo più alto del mondo. Ma questo primato durerà ancora qualche anno, perché verrà superato dalla Jeddah Tower, in costruzione sulle rive del Mar Rosso a Jeddah, in Arabia Saudita. La sua altezza sarà di 1.007 metri. Inizialmente conosciuto come Burj Dubai, e in seguito intitolato all'emiro di Abu Dhabi, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti dal 2004 al 2022. Insieme alla torre Burj Al Arab, è la più importante meta turistica di Dubai, ed uno dei suoi simboli. La costruzione fu iniziata il 21 settembre 2004, e terminata il 1 ottobre 2009, l'inaugurazione fu il 4 gennaio 2010. Il Burj Khalifa è proprietà di Emaar Properties, azienda edile quotata in borsa. L'edificio è di 163 piani più 2 sotterranei, ci sono 57 ascensori, e copre un'area di 344.000 metri quadrati. Il costo complessivo è stato di $1.5 miliardi. L'intera struttura è circondata da un parco di circa 11 ettari, con giardini ricchi di varietà di piante e alberi, ponti e fontane ornamentali alimentate automaticamente da un sistema idrico che sfrutta i circa 3,3 milioni di litri d'acqua, che ogni anno derivano dal condizionamento dell'intera struttura, che ha un fabbisogno medio giornaliero di oltre 9.000 litri. Nel parco, inoltre, hanno trovato collocazione anche diverse sculture di vari artisti del Medio Oriente e internazionali. Grazie per aver visto il video. Se è stato di tuo gradimento, metti mi piace ed iscriviti al canale.